Buonasera telespettatori di RTA, benvenuti al telegiornale ricco di cronaca. Partiamo subito con il tentativo di furto sventato la scorsa notte, due notti fa, grazie al pronto intervento dei carabinieri e ad un sistema d'allarme che ha funzionato alla perfezione. Il ladro è stato beccato sul fatto e ieri è stato già processato per direttissima. Tentato furto sventato grazie al sistema d'allarme che ha perfettamente funzionato e al tempestivo intervento dei carabinieri. Ladro colto in flagranza all'interno dell'attività commerciale presa di mira e già condannato per direttissima. Il fatto è accaduto a Bedonia, intorno all'1:20 della notte tra martedì e mercoledì. L'allarme del supermercato Metà, collegato al cellulare dei proprietari, suona. Mentre raggiungono il locale, avvisano prontamente il 112. Sul posto trovano tre persone, con molta probabilità i pali, vicino alla porta principale d'ingresso, che alla loro vista fuggono. Militari e proprietari si portano all'interno del supermercato, dove scoprono la presenza di un quarto uomo, il ladro, che non avendo sentito suonare l'allarme, non si è accorto di nulla. A vista dei carabinieri, l'uomo non oppone resistenza e viene arrestato. Si tratta di un giovane di 25 anni, ligure, residente a Lavagna, che ieri mattina è stato processato per direttissima ammettendo ogni responsabilità. Ha patteggiato 4 mesi agli arresti domiciliari ed ora si cercano i tre complici. Si è concluso invece con la condanna, 10 mesi di reclusione e sospesa con la condizionale, il processo a due medici dell'ospedale Santa Maria di Borgotaro. Si è concluso con la condanna a 10 mesi di reclusione, sospesa con la condizionale, il processo ai due medici dell'ospedale Santa Maria di Borgotaro ritenuti responsabili di concorso colposo in omicidio colposo per la morte del 65enne Silvio Caporali di Berceto, avvenuto nel novembre del 2010 durante un intervento chirurgico a una spalla. Sotto processo erano finiti 3 medici del nosocomio valtarese che lo operarono. Secondo quanto emerso dall'autopsia nel corso del delicato intervento, venne forata l'arteria ascellare del paziente, che fu colpito da una forte emorragia e morì per un arresto cardiocircolatorio dovuto allo sbalzo di pressione per la perdita di sangue. Il processo si è svolto davanti al giudice monocratico Pasquale Pantalone, che ha assolto il terzo medico imputato poiché aveva solo assistito all'intervento. Il pubblico ministero Lino Vicini aveva chiesto una pena di 9 mesi. La famiglia del paziente, sposato con un figlio, ha ritirato la costituzione di parte civile poiché ha ottenuto un risarcimento dall'azienda USL di oltre 300.000 euro. Gli atti sono stati trasmessi ora alla Corte dei Conti per opportune valutazioni. Si è spenta ieri sera presso l'Hospice La Valle del Sole di Borgotaro, dopo una breve e dolorosa malattia, Maria Luisa Berni Intambini, moglie dell'ex sindaco di Bardi, Pietro Tambini. Nata a Sidolo, in comune di Bardi, il 2 marzo del 1939, subito dopo il matrimonio, aveva lasciato con il coniuge il paese natale, trasferendosi in Brianza, dove aveva esercitato la professione di infermiera. Rientrata successivamente a Bardi con il marito, aveva lavorato come cuoca presso la locale scuola materna. Persona semplice e di grande umanità, con una visione della vita umile, dolce e vera, era apprezzata da tutti per la fervente fede cristiana e la generosità verso la famiglia, la parrocchia e la comunità tutta. Lascia il marito Pietro, i figli Marco, padre Saul e Ilario, le nuore Donata e Emanuela, i nipoti, la sorella, i fratelli, le cognate, i cognati e i parenti tutti. I funerali avranno luogo domani, venerdì 22 luglio alle ore 10, presso la chiesa parrocchiale di Bardi. Presso la medesima chiesa verrà recitato questa sera alle 20:30 il Santo Rosario di Suffragio. I familiari, a cui vanno le più sentite condoglianze da parte di proprietà e redazione di Radio Tele Appennino Parma, desiderano ringraziare di cuore per le cure prestate, la gentilezza ed umanità dimostrate, il personale medico e infermieristico dell'ospedale Santa Maria di Borgotaro e in modo particolare quello dell'Hospice La Valle del Sole. Sabato scorso, in occasione della sagra della Madonna del Carmine di Borgotaro, si è tenuta come sempre la cerimonia di consegna degli attestati di benemerenza.
in memoria di Pierluigi Ferrari. Il ricordo dell'ex sindaco di Borgotaro ed ex vicepresidente della provincia, recentemente scomparso, ha caratterizzato la cerimonia di consegna degli attestati di benemerenza in occasione della sagra patronale della Madonna del Carmine, da lui ideata ed organizzata quando era primo cittadino del capoluogo valtarese. Cerimonia che forse anche per questo ha fatto registrare quest'anno un record di presenze. Beh, una bella piazza, una piazza all'acquara piena, come sempre, forse anche qualcosa di più. Credo che abbiamo un po' riscoperto quel valore del senso di comunità, del sentirsi borgotaresi, che era uno degli altri concetti molto caro a Pierluigi e che in questa piazzetta, in occasione della Madonna del Carmine, si respira e si respira molto forte. La cerimonia ha visto quest'anno la premiazione dello studente Lorenzo Benedetti, destinatario della borsa di studio erogata dalla Valtarese Foundation di New York, degli alunni della quarta elementare di San Rocco per la realizzazione di un interessante progetto didattico, dei giovani del corpo bandistico borgotarese e dei cicloamatori protagonisti del Ride Borgotaro-Cutro finalizzato alla raccolta di fondi a favore del ciclista bardigiano Walter Belli, vittima di un incidente che lo ha costretto su una sedia a rotelle. Ed ancora i militi dell'assistenza pubblica Pietro Berzolla e Giacomo Del Grosso, che vantano il maggior numero di turni effettuati, nonché l'intero gruppo degli idraulici borgotaresi, i fratelli Besani, Fabrizio Brugnoli, la ditta Corti, padre e figlio, la ditta Del Grosso, anch'essa padre e figlio, e la ditta Pierluigi Leporati. Infine la commerciante Giuseppina Del Sante, da oltre 60 anni titolare del negozio di stoffe ubicato nella centralissima piazza Manara, e il giovane Samuele Savani, che lo scorso anno, nell'arco di pochi giorni, ha salvato la vita ad un bagnante nella piscina del centro Santa Barbara e al proprio genitore in corso in un grave incidente di lavoro. Un premio a un giovane, una medaglia d'oro importante perché ha salvato un padre, soprattutto ha salvato un'altra persona. Si parla sempre male dei giovani, quest'anno qui, ricordando Pierluigi Ferrari, che è una persona non anziana ma che è nel cuore di tutti, si parla di un giovane che si è reso veramente, si è messo in mostra per una cosa importantissima. Sì, abbiamo voluto proprio associare questo filone di pensiero e di riflessione, intanto partendo anche dal fatto che in primis Pierluigi ha sempre avuto a cuore i giovani, la formazione, le giovani generazioni e il futuro della nostra comunità. E quest'anno quindi come sindaco, insieme all'amministrazione comunale, tutti insieme abbiamo voluto dare questa lettura della nostra comunità con uno sguardo forte al futuro, al domani, e uno sguardo pieno di fiducia verso le generazioni più giovani, quelle dei ventenni, che in realtà, al di là dei luoghi comuni che si possono leggere o ascoltare, sono in buonissima e larghissima parte ragazzi impegnati nel lavoro, nel volontariato, straordinariamente generosi, come l'esempio di Samuele in questi due suoi interventi di salvataggio, letteralmente due persone, il papà e un'altra persona in piscina. È un esempio di come ci si può impegnare, di come si può guardare al futuro con fiducia in questa nuova generazione, in questi ragazzi, e quindi una medaglia d'oro forse un po' in controtendenza rispetto ad altre del passato, dedicata a un giovane, fatta proprio simbolicamente a un giovane con uno sguardo di fiducia al futuro. Senti, se tu dovessi dare un consiglio a un tuo collega, tu sei giovanissimo, perdi tra virgolette un sacco di tempo a prepararti, però salvi delle vite, la leva motivazionale più forte per fare questo? Credo che la cosa fondamentale che ti porta a fare questo è il bene verso le altre persone. Io dico che secondo me bisognerebbe avvicinarsi al volontariato perché ti aiuta in tante cose. Io inizialmente avevo molte difficoltà a rapportarmi con le persone, come ancora adesso. Da quando pratico il volontariato ho molta meno difficoltà, quindi dico che per le persone che si sentono un po' più deboli il volontariato aiuta molto. Convocato per domani sera alle ore 21 il Consiglio Comunale a Bedonia, l'ordine del giorno prevede 6 punti in discussione. Tra questi vi sottolineiamo l'ulteriore rinvio del nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale, bilancio consolidato, piano dei conti integrati al 2017, la salvaguardia degli equilibri ed assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2016, esame d'approvazione DUP del 2017-18-19,
ed approvazione della variante al PSC e al RUE per l'anno 2015. Il caldo africano non molla la presa su tutta la penisola, anche in Valtaro e in Valceno le temperature sono decisamente elevate e complice anche un alto tasso di umidità, il caldo si fa decisamente sentire. Ma per gli esperti il caldo ora ha le ore davvero contate, perché al nord dovrebbe davvero, con l'arrivo del fine settimana, ormai alle porte, giungere anche dei temporali e quindi le temperature dovrebbero iniziare a diminuire. Temporali, dicevamo, in arrivo anche di forte intensità. Dopo l'accumulo di aria calda e umida di questi giorni, i fenomeni potranno risultare localmente violenti anche a carattere di nubifragio e accompagnati da intense raffiche di vento e di grandine. Torniamo a parlare delle predazioni da lupo in Valtaro e in Valceno. L'istanza, il lupo di Ronco, a tutela di tutti gli allevatori che hanno subito danni da lupi, ha inviato alla nostra emittente questa nota. L'istanza Il Lupo di Ronco chiede a tutti gli allevatori che hanno subito danni da predazione di accertare che le domande siano state protocollate e che agli allevatori ne sia stata rilasciata una copia. Abbiamo riscontrato, spiegano infatti, che alcune domande non sono mai giunte in provincia. Pensando si trattasse di un ritardo, ci siamo attivati alla ricerca delle stesse, col risultato che ci siamo accorti che non erano neppure state presentate. I responsabili dell'istanza Il Lupo di Ronco si dicono pertanto disponibili ad aiutare tutti gli allevatori. Ricordiamo, proseguono, che le stesse domande servono al Ministero per ottenere i dati ufficiali che certificano che il lupo in valle crea danni. Ricordiamo ancora che l'istanza Il Lupo di Ronco documenta le effettive predazioni chiedendo che la certificazione delle stesse venga reperita tramite la banca dati dell'azienda USL competente sul territorio. Un appello viene lanciato poi alle associazioni di categoria. Chiediamo, concludono, di tutelare le aziende agricole e di rispettare le richieste degli associati che pagano le loro tessere. Purtroppo ci risulta che alcune associazioni non abbiano presentato in tempo le domande per ottenere il risarcimento, lasciando le aziende così in difficoltà. Tra poco alle 21.15 la piazzetta Centinaro a Bedogna torna ad essere il cinema all'aperto con un classico della Disney, Lilli e il Vagabondo. L'ingresso è gratuito. Domenica 24 invece Bedogna vi attende per I Love Run, corri per Bedogna. Due possibili percorsi, uno di 10 km su cui si svolgerà una gara competitiva e una non competitiva, uno di 5 km su cui si svolgerà solo una gara non competitiva. Per il percorso competitivo le iscrizioni si ricevono entro questa sera, mentre per i percorsi non competitivi è possibile iscriversi entro le ore 9 di domenica. Ulteriori informazioni sui percorsi e sulle modalità di iscrizione potete trovarle su www.corribedogna.it. E sempre domenica siete attesi alla prima edizione del trofeo Bedogna On Bike. Si tratta di una corsa ciclistica di categoria giovanissimi con partenza da via Aldo Moro alle ore 14.30. Pagina sportiva dedicata alla finale del trofeo Bruno Capitelli, torneo di calcio a 5 in notturna, gran finale ieri, a vincere il trofeo della squadra numero 1, la migliore per quest'anno, non solo Izzi. La squadra Non Solo Izzi ha vinto la seconda edizione del trofeo Bruno Capitelli, torneo di calcio a 5 in notturna, organizzato dalla società del Borgo Taro. Al secondo posto si è classificato il Telefonino, terzo posto per Isolatore, quarto per Bar Capriccio, Borgo in Tavola. La serata conclusiva di ieri ha visto tanto pubblico presente al campo che ha tifato e sostenuto sino all'ultimo le compagini che si sono date battaglia per oltre un mese. È stato premiato anche il capocannoniere, risultato essere Marco Ghirardi, ed assegnato a Lorenzo Bertuzzi il trofeo quale miglior portiere del torneo. Siamo contenti per l'organizzazione, ringraziamo tutti quelli che ci hanno dato una mano, sia gli sponsor e sia anche chi ha fatto l'arbitro, che è sempre un ruolo difficile da interpretare. Penso che il prossimo anno ripeteremo
questa bella esperienza che è già il secondo anno che facciamo, e quindi auguro a tutti di un prossimo anno di un miglior torneo e non ostacolato da altre manifestazioni. È stato un bellissimo torneo, quello che ha lietato la prima parte dell'estate valtarese, quello organizzato appunto da Borgotaro Calcio. È sempre bello vedere ragazzi di tutta la valle che si ritrovano al campo, giocano in amicizia e poi alla fine fanno festa insieme. È stato un torneo all'insegna dell'amicizia, come dicevo, del fair play. Si è dilatato un po', ho visto tanti eventi che ci sono stati in quest'estate dagli europei di calcio al torneo di basket, per cui giustamente anche gli organizzatori non hanno voluto accavallare le serate, quindi è stato un po' lungo, però devo dire che è andato tutto bene, infatti i dirigenti sono molto soddisfatti e a vedere anche i ragazzi così entusiasti, devo dire che cercheremo di continuare a dire al Borgotaro Calcio di fare questi tornei, perché Borgotaro è ricco di sport e questo fa parte del panorama appunto sportivo del nostro paese. Le previsioni del tempo per domani, venerdì 22 luglio, sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti che potrebbero dar luogo a piovaschi sparsi, sereno in serata, temperature minime intorno ai 20 gradi, le massime stabili o in ulteriore lieve rialzo tra 29 e 32 gradi, infine i venti saranno deboli, variabili sui rilievi. I programmi di RTA di questa sera alle 20.35 Driver TV, alle 21.30 Vivi Amo il Comune, alle 22 il TG, 22.30 Ballo che Sballo in TV. Ed è tutto, mi fermo qui come sempre e vi ringrazio per averci seguito. A domani con l'informazione locale, buona serata.